Buonasera. Parliamo questa sera ancora di epidemie. Sì, se ne parla ogni giorno, voi direte, ma non le esamineremo dal punto di vista scientifico, medico, né parleremo di vaccinazioni, tranquilli. Parleremo delle epidemie come l'hanno viste nei secoli, sono state viste nelle varie opere letterarie. Chissà cosa scriveranno tra decenni o secoli gli storici, gli scrittori di questa pandemia che accompagna la nostra vita da più di 2 anni. Perché da sempre le epidemie, le carestie, le pestilenze sono riprese dalle arti e raccontate dalle letterature. Noi proveremo a ricordarne qualcuna, a cominciare dalla Grecia, con una necessaria premessa. I greci non usavano la parola epidemia nel senso in cui l'usiamo noi, cioè come malattia che colpisce tutto un popolo. Per loro è il soggiorno tra la gente di un luogo. Il primo a narrare gli effetti di una pestilenza fu Omero nel suo poema Iliade. Fu mandata da Apollo per avere Agamennone offeso il suo sacerdote Crise. Il dio scende dall'Olimpo e per 9 giorni le frecce fanno strage di animali e uomini. Agamennone, infatti, si era rifiutato di restituire la giovane Criseide al padre. L'indovino Calcante rivela poi i motivi della vendetta di Apollo, per cui il capo dei greci restituisce la donna, pretendendo però la schiavitù di Achille, Briseide. Segue da qui l'ira di Achille con tutto quel che ne deriva. Nell'Edipo Re, tragedia di Sofocle, la pestilenza colpisce Tebe, dove regna Edipo, sposo di Giocasta, dopo aver inconsapevolmente ucciso il padre Laio. Saputa la verità dall'indovino Tiresia, si acceca per non vedere più il sole, testimone del delitto. Giocasta si impicca. Passando alla storia, ricordiamo la peste di Atene nel 430 a.C. Impressionante il modo con cui lo storico Tucidide, ammalatosi e poi guarito, nella sua opera La guerra del Peloponneso, descrive i sintomi che per la precisione con cui lo fa potrebbero trovare posto in un trattato di medicina moderno. Leggiamone qualche brano nella traduzione di Mariella Cagnetta. Il morbo si era manifestato inizialmente, a quanto si dice, nella regione dell'Etiopia, oltre l'Egitto, e poi era disceso in Egitto, in Libia e nella maggior parte dei territori del re di Persia. Poi descrive i sintomi, avvertendo che lo fa per renderli riconoscibili qualora il morbo ritorni a manifestarsi nel futuro. Improvvisamente persone sane erano colpite dapprima da un forte calore alla testa, con arrossamento e infiammazione agli occhi. Le parti interne, gola e lingua, erano subito rosso sangue e ne emanava un fiato irregolare e puzzolente. Successivamente, dopo il manifestarsi di questi sintomi, sopraggiungeva starnuto e raucedine e in breve tempo la malattia scendeva al petto con forte tosse. Se giungeva a fissarsi alla bocca dello stomaco, lo rivoltava e ne derivavano evacuazioni di bile di tutte le specie nominate dai medici. E questo causava una sofferenza enorme. Poi continua descrivendo il corpo arrossato coperto di pustole, con una sensazione di arsura che veniva la tentazione di buttarsi nell'acqua fredda. E ancora i cadaveri insepolti, avvolti cibo per gli uccelli, e udite, udite, l'aspetto più grave di questo male era da un lato lo scoraggiamento di cui era preso chi si accorgeva di essere stato colpito, perché subito ci si abbandonava alla disperazione, sicché rapidamente, lasciandosi andare, non si opponeva più alcuna resistenza. Dall'altro, che prestando l'un l'altro delle cure, si contagiavano e morivano come pecore. Questo passo sarà poi ripreso dal poeta latino Lucrezio, come conclusione del suo poema del Rerum Natura.
si deve al medico greco Ippocrate, fondatore della medicina classica, l'individuazione e la descrizione del caratteristico bubbone che accompagna la malattia. Vittima del morbo fu anche il grande uomo politico ateniese Pericle, di cui Tucidide dice che si imponeva senza demagogia e dirigeva il popolo rispettandone la libertà. Prima si era ammalato di una forma leggera che, protrattosi per lungo tempo, aveva sfibrato il suo corpo. Si narra che durante la malattia a un amico venuto a fargli visita mostrò degli amuleti che alcune donne gli avevano legato al collo. «Sto proprio molto male», disse all'amico, «se tollero simili sciocchezze». Lo storico greco Diodoro Siculo descrisse la peste di Siracusa che colpì i soldati cartaginesi che assediavano la città. Siamo nel 395 avanti Cristo. Per i romani il morbo era stato scelto il termine di pestis. Per il morbo era stato scelto il termine di pestis, forse derivante da peius, il peggio, quindi la peggiore malattia. Tacito descrisse quella di Roma nel 66 d.C. Scrive che le case si riempivano di morti e le strade di funerali, che il morbo non risparmiava né sesso né età, né schiavi né plebei. Liberi morivano di morte improvvisa, tra i lamenti delle mogli che assistendoli si infettavano ed erano cremati tutti nello stesso rogo. Fu Galeno, medico e filosofo greco, a parlarci poi della peste Antonina, scoppiata tra i soldati romani inviati in Siria a sedare una rivolta e poi portata a Roma. A metà del 500 d.C. scoppiò la peste di Giustiniano. Partì dall'Egitto e colpì poi Costantinopoli, dove morivano circa 5.000 persone al giorno, per estendersi alla Grecia, Italia e Gallia. Lo stesso imperatore ne fu colpito con tale gravità che circolò persino la notizia della sua morte. Giustiniano invece guarì. Venne descritta dallo storico bizantino Procopio di Cesarea. Peste era per gli antichi quella che colpiva gli animali, cavalli, suini e bovini. Ed è proprio Virgilio a descrivercela nel terzo libro delle Georgiche. Diede a morte ogni specie di animali e di fiere, inquinò i laghi, fece imputridire i pascoli. E in seguito, così i vitelli muoiono dovunque tra le erbe rigogliose e cadono le dolci anime presso le greppi ricolme. Così la rabbia coglie i festosi cani e un'ansante tosse scuote i maiali infermi e li strozza con il gonfiore delle fauci. Ci trasferiamo ora nel Medioevo. Nel 1348 scoppia un flagello che interesserà tutta l'Europa. È la peste nera di Firenze, o morte nera, o pestis atrocissima. Pare che il morbo sia arrivato dalla Crimea a Messina per estendersi fino alla Scandinavia poi. Complici le condizioni igieniche e sanitarie dell'epoca. Nessuno si lavava e alcuni uomini di chiesa rimproveravano la pulizia e San Pier Damiani considerava la sporcizia un dovere. Molti eremiti videro l'acqua solo il giorno del battesimo. A Parigi i maiali passeggiavano per le vie. In quel periodo Firenze dimezzò gli abitanti per il numero di morti. L'Europa occidentale aveva 75-80 milioni di abitanti e in 3 anni diminuirono di un terzo, 25-30 milioni di morti ci furono. Questo disastro vide solo un elemento positivo: la nascita di un capolavoro, il Decamerone di Giovanni Boccaccio. Lo scrittore descrive i sintomi: gonfiori o sotto le ascelle o all'inguine, macchie nere sulle cosce e nelle braccia. Si moriva perfino dopo qualche giorno aver preso il morbo. E Boccaccio commenta amaramente: quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, ma Galeno, Ippocrate o Esculapio, avrebbero giudicati sanissimi,
La mattina desinarono con i loro parenti, compagni e amici, che poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo cenarono con i loro passati, cioè in un giorno morivano. La cornice dell'opera è conosciuta. Con l'imperversare della peste, i cadaveri riempiono le strade, l'aria per le strade è irrespirabile. Casualmente nella chiesa di Santa Maria Novella si incontrano 7 giovani donne e 3 uomini. L'autore dice che sono persone reali, ma per ragioni di riservatezza attribuisce nomi letterari. Decidono di abbandonare la città e di trasferirsi in una villa lontana, 2 miglia, per conservazione della loro vita, fuggendo come la morte i disonesti esempi degli altri. I 10 trascorrono 10 giornate, da qui Decamerone, raccontando 10 storielle al giorno. In questa campagna, dove sodono gli uccelletti cantare, vedonsi verdeggiare i colli e la pianura. In esse vi sono temi diversissimi, e così si passa dal tragico al patetico, dal drammatico al comico, con protagonisti, re, principi, nobili, donne, cavalieri, ma anche mercanti, contadini, frati, artigiani e suore. Certo, l'autore fa tesoro di tutta la novellistica e di tutta la letteratura precedente. Mentre i personaggi delle scritture precedenti apparivano anonimi e senza una personalità, ora sono vivi, collocati nel loro tempo, con ciascuno un'identità e perfino dotandoli di nome e cognome. Un'altra peste, quella del 1630, scoppiata a Milano, fa da sfondo al più bel romanzo di tutta la letteratura italiana, I Promessi Sposi, di Alessandro Manzoni. Nella descrizione del borgo l'autore si avvale dei riferimenti contenuti nella storie milanesi di Giuseppe Ripamonti e nelle opere economiche e politiche di Melchiorre Gioia. La trama del romanzo è fin troppo nota, così i personaggi che ne sono i protagonisti. Don Abbondio, Don Rodrigo, Perpetuo, Fra Cristoforo, Don Ferrante sono diventati tipi che sono entrati a far parte del nostro vivere quotidiano e alcuni protagonisti dei modi di dire e di proverbi. Preparano la peste, la carestia e la guerra scoppiata per la successione al Ducato di Mantova. All'inizio dello scoppio dell'epidemia le autorità fanno finta di niente, ma anche la popolazione non è da meno. Sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. E gli stessi medici hanno pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che sono chiamati a curare. Spaventevole viene definito il numero delle morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di buboni, morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio precedente di malattia. Nel lazzaretto ci sono 50.000 persone ricoverate e, quando ricorda l'autore, non si può più negare la presenza del morbo propagatosi per contatto, invece di confessare le proprie colpe si inventano altre cause, arti benefiche, gente congiurata a spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi di malie. E sull'accettazione della parola peste leggiamo: in principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo. Poi febbre pestilenziale, l'idea si mette per sbiego in un aggettivo. Poi non vera peste, ma a dire peste sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Come si può evitare tutto questo, dice il Manzoni, prendendo il metodo proposto da tanto tempo: d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Tra gli altri, del morbo, muoiono Fra Cristoforo e Don Rodrigo.
La morte di quest'ultimo provoca la metamorfosi di Don Abbondio, che così viene descritta. Quella notizia gli aveva dato una disinvoltura, una parlantina, insolita da gran tempo. E saremmo ancora ben lontani dalla fine se volessimo riferire tutto il rimanente di quei discorsi, che lui tirò in lungo, ritenendo più di una volta la compagnia che voleva andarsene, e fermandola per ancora un pochino sull'uscio di strada, sempre a parlare di bubole. Volendo fare un confronto tra Boccaccio e Manzoni, vediamo che nel Manzoni c'è una partecipazione diretta nel descrivere quel flagello, accompagnata alla pietà cristiana. Vi è la polemica contro gli errori e i pregiudizi degli uomini, e si preparava quando doveva e si preoccupa quando deve descrivere le turpitudini umane frequenti nelle pestilenze con altre che ispirano pietà. Vedi l'episodio della madre di Cecilia. In Boccaccio l'atteggiamento è distaccato, è disinteressato e non polemizza contro nessuno. Cerca solo di comprendere le passioni umane, senza approvarle né disapprovarle, e di rappresentarle nelle loro ragioni intime e profonde. Restiamo nel 600, ma ci trasferiamo in Inghilterra. Nel 1665 scoppia la peste a Londra e a descriverla sarà Daniel Defoe nel suo diario dell'anno della peste. Veramente il titolo è improponibile perché occupa più di 3 righe, l'intero titolo, quindi è passato col diario dell'anno della peste. Da premettere che non tutto quello che dice il creatore di Robinson Crusoe è da prendere per oro colato, dato che nel 1665 aveva appena 5 anni, ma la maggior parte degli eventi narrati sono autentici. Già viste alcune descrizioni del Defoe, parla di gente disperata che andava dietro a ciarlatani, medicastri e vecchi fattucchieri in cerca di medicine che poi ingurgitavano in gran quantità, tanto da predisporre il loro corpo al contagio. Li attiravano, dice Defoe, con fanfaronate del genere infallibile, pillole preventive contro la peste, pillole antipestilenziali, pozione incomparabile, mai prima conosciuta contro la peste, l'unica vera acqua antipeste. Comparvero anche manifesti sulle strade con titoli che andavano da eminente chirurgo olandese appena arrivato dai Paesi Bassi che curò moltitudini di persone effettivamente appestate, a gentildonna italiana, testé arrivata da Napoli, possiede un segreto di grande valore per evitare il contagio. Da vecchia gentildonna che nella precedente peste del 1636 ha esercitato con grande successo la medicina, dà consigli esclusivamente al sesso femminile. Ah, medico esperto dopo 40 anni di pratica e giunto a tal punto di perizia da poter ragguagliare il pubblico su come evitare di essere colpiti da qualunque morbo contagioso. Ai poveri, consigli gratis. Niente di nuovo, è spaventoso come niente di nuovo. Accanto a medici ciarlatani, l'autore riconosce che molti si impegnarono a curare per salvare la vita degli ammalati a costo di perdere la propria, ma non potevano guarire quelli che avevano sintomi già avanzati. Vediamo ora quali provvedimenti erano stati presi dalle autorità per combattere il morbo. Il padrone di casa doveva avvertire l'ispettore di sanità appena qualcuno manifestava i sintomi del male. L'ammalato doveva essere isolato in casa. Le masserizie dovevano essere ben disinfettate col fuoco e con le essenze. Nessuno poteva essere trasferito dalla casa in cui si era ammalato a un'altra. La sepoltura dei morti di peste doveva avvenire prima del levare del sole o dopo il tramonto. Ogni casa infetta doveva essere contrassegnata da una croce rossa lunga un piede corrisponde a circa 30 centimetri. Al centro della porta, con stampante le parole: Signore, abbi misericordia di noi. E ancora tutti gli spettacoli erano vietati, così come i pranzi nei luoghi pubblici. Il diario è ricco di episodi riprovevoli o lodevoli di vicende familiari e anche, qui niente di nuovo, di intere famiglie scomparse in un giorno.
poco a poco la peste di Londra, portata dall'Olanda, si manifesta con meno virulenza fino a scomparire. E conclude amaramente l'autore: si è il ritorno di malvagità e di ingratitudini. L'opera si conclude con dei versi. L'anno 65 una peste terribile a Londra infierì, che spazzò via 100.000 anime, eppure io sono qui. Sì. A partire dall'Ottocento le epidemie, specie di peste, tendono a diffondersi di meno, anche se ancora negli anni 20 del Novecento qualche caso è stato diagnosticato perfino nella vicina Messina. Pertanto la letteratura le rappresenterà e descriverà non più nel loro contesto storico, ma spesso come metafore, simboli, allegorie di avvenimenti frutto di comportamenti individuali e collettivi. Il caso di La maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe. Un principe, per sfuggire alla pestilenza, detta la morte rossa, si chiude con un migliaio di amici in un'abbazia. In occasione di un ballo mascherato, compare però una figura mascherata da pestato, la morte rossa, che provocherà la morte di tutti. C'è poi La morte a Venezia di Thomas Mann, dove un celebre scrittore a Venezia prova un'attrazione per un giovane mai manifestata e ucciso dal colera. Infine, il romanzo La peste è del 1947 dello scrittore francese Albert Camus, che è stato Nobel nel 1957. Il racconto di una immaginaria epidemia di peste ad Orano, in Algeria. In una città isolata, ognuno fa la propria vita. Chi cerca di distrarsi, chi si lascia vincere dalla paura, chi pensa solo ad arricchirsi e chi si sforza di reagire. A poco però il morbo scompare. In esso è simboleggiata la peste dell'occupazione nazista in Europa e tutto ritorna come prima. Ma il narratore invita a restare vigili, perché il bacillo della peste non scompare mai. E aveva perfettamente ragione, perché infatti se vediamo dal Novecento ai giorni nostri, l'elenco delle epidemie succedutesi inizia la spagnola nel 1918, poi l'asiatica del 57, Hong Kong 68, e ancora AIDS, SARS, MERS, coronavirus, sempre Ebola e il nostro codice 19. Cosa unisce i lavori esaminati in questo breve excursus tra le descrizioni di epidemie? Li unisce il fatto che quasi tutti gli scrittori si posero il problema delle cause delle pestilenze, quello del comportamento assunto da chi di volta in volta comandava la città e poi come trovare un rimedio ai vari morbi. Era assente in tutti quello però che oggi è sempre presente, il tema dell'economia. Una costante è invece la nostra incapacità manifestatasi ogni volta di affrontare la malattia appena si manifesta. In conclusione bisogna ricordare che le epidemie sono presenti anche nella Bibbia e in particolare nell'Antico Testamento. Nel libro dell'Esodo c'è la famosa strage dei primogeniti d'Egitto, una delle piaghe mandate da Dio sugli egizi e sul faraone. Questo ha fatto sì però che in molti nascesse la convinzione che le pestilenze possono essere volute da Dio per castigare gli uomini. Da qui la citazione nell'invocazione cristiana. Libera nos Domine a peste, a fame e tebello. Liberaci Signore dalla peste, dalla fame e dalla guerra.